Dopo 4 mesi dalla firma della convenzione tra la Fondazione Carispac e il Comune dell'Aquila, è stato sottoscritto il contratto con l'impresa aquilana di Il Fraier per l'avvio del cantiere di riqualificazione urbana del Parco del Castello, un intervento da 1 milione di euro, 650.000 il costo effettivo delle opere previste. Dovrebbe concludersi tutto in 170 giorni, dunque entro la fine di maggio. Noi abbiamo utilizzato una previsione di legge che consente di intervenire ai privati su beni pubblici. Abbiamo seguito la strada che già la Fondazione di Lucca aveva seguito per il rifacimento delle mura storiche della città stessa e abbiamo trovato recettività da parte della struttura, dei funzionari in questo senso del Comune, e quindi abbiamo inaugurato, diciamo, un percorso che crediamo in futuro possa essere di nuovo seguito per poter celermente realizzare degli interventi che abbiano a cuore il bene dei cittadini. Noi come fondazione eravamo già intervenuti per il cassettonato di San Bernardino, per la Porta Napoli, per la Madonna Fore, cito gli esempi più, diciamo così, significativi. Stiamo lavorando intorno al restauro del Torrione. Questo però è un bene di una collettività che viene usato da una collettività, viene usato praticamente, non dico 24 ore al giorno, ma credo quotidianamente viene usato un numero di ore incredibile, da bambini, da famiglie, da anziani, e quindi crediamo che questo serva proprio per creare quelle condizioni di risocializzazione o di socializzazione che era una caratteristica e deve rimanere una caratteristica di questa città. Il primo lotto di lavori si articolerà in una serie di interventi che prevedono la manutenzione dell'esistente, in particolar modo dei percorsi battuti che verranno resi fruibili anche ai disabili. Poi saranno sostituiti gli arredi, ci sarà la piantumazione del prato con siepi e sistemazione di tutte le altre alberature. Saranno realizzati nuovi percorsi benessere e adatti agli ipovedenti. Saranno installate attrezzature ginniche e sarà riqualificato l'impianto di illuminazione a LED. Il secondo lotto di opere non è stato ancora affidato, riguarderà invece la sistemazione dell'area antistante l'auditorium del castello donata alla città da Renzo Piano. Sì, si tratta di un primo lotto, ma significativo, a cui ne seguirà un altro, con un impegno economico importante da parte della Fondazione Carispac, che ringraziamo per la vicinanza che dimostra nei confronti della città dell'Aquila e più in generale di tutto il territorio. È un intervento importante perché tutta l'area del castello e del parco rappresenta un luogo in cui vanno tanto i ragazzini piccolissimi a giocare al parco vicino Porta Castello, tanto quanto gli anziani o i giovani della Movida o le persone che seguono eventi culturali o le manifestazioni all'auditorium o nel circondario. Insomma, si tratta di un luogo simbolo della città, un luogo identitario, nato dagli spagnoli come segno di repressione dell'audacia degli aquilani con la fortezza che è stata edificata lì e che oggi invece rappresenta il simbolo del riscatto invece della città dell'Aquila.